Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati da Mr. Pokenjoy. Allora, oggi riprendiamo il bellissimo team con Togedemaru che già ha iniziato a regalarci qualche emozioncina e adesso ci andremo un po' a vedere se insomma è una cosa valida, se regge, se... insomma, adesso siamo quasi a 1700 punti, mi piacerebbe arrivarci a 1700 punti con questo team, non sarebbe male, anche perché è abbastanza divertente da giocare. Se non sapete niente su questo team vi invito a vedere i due video precedenti dove abbiamo fatto tutta la spiegazione del team e come cercare di sfruttarlo al meglio. Comunque molto velocemente abbiamo un Gengar Sash con Taunt e Icy Wind, un Virizion Life Orb con Quick Guard per evitare il bruciapelo e mosse di priorità, un Togedemaru Assault Vest, ok, con Fake Out, e poi abbiamo Elettrococcola per paralizzare gli avversari, il nostro Ho-Ho ci serve per mettere il vento in coda, un Landorus mossa Z di tipo terra e un Kyogre Scarf. Questo è il team, andiamo a vedere cosa succede oggi in Battle Spot. Ok, abbiamo trovato il nostro avversario, Corea del Sud, attenzione. E qui lui si presenta con Groudon, Incho, Venusaur, Xerneas. Poi c'è Shedinja e Amoongus. Allora, io direi... io direi di optare per una lead fatta così. Togedemaru Gengar, Kyogre lo portiamo dietro e Ho-Ho. Per forza. Io faccio così. Vediamo lui che cosa combina. Allora, Groudon Venusaur, va bene. Va bene. Io farei bruciapelo su Venusaur e vento gelato. Così perdiamo Togedemaru, è vero, ma noi entriamo poi con Ho-Ho, entriamo poi con Kyogre. Un po' di fastidio lo daremo. Con Gengar rimaniamo lì perché siamo Sash. Entriamo con Kyogre, come detto. Facciamo Zampillo. Lui con chi potrebbe entrare? Facciamo Zampillo. E Palla Ombra su Venusaur.
Groudon protegge. Ok, io spero di mandare a KO quel coso, quel Venusaur. Se ce lo togliamo di mezzo è meglio, perché poi lui non può più mettere il sole, non può più avere velocità strane. Speriamo non si abbaccona. Ok, perfetto. Buono, ci siamo tolti già un peso, togliendo Venusaur di torno. Buono. Ok, Shenin. Allora, qui bisogna stare attenti, perché io vado di Zampillo sicuro. Tolgo Gengar, perché mi arriverà Shadow Sneak. Io me lo sento già. Butto dentro Ho-Ho. Vedete, furtivombra, avremmo perso Gengar, invece io lo voglio. Così facendo, noi lo teniamo un po' per le pelotas adesso, eh? Allora, io adesso faccio ancora Zampillo, ovviamente. E poi faccio Baldeali su Sheninja. Che protegge, non me l'aspettavo. Mi aspettavo di più la protezione di Xerneas, a dire il vero. Strano, va bene. Facevo Brave Bird su Xerneas, adesso lui piangeva. Vabbè, fa niente. Ok, succede. Io allora metto il vento e butto dentro Gengar a morire. Facevo Baldeali di là, la partita era finita. Butto Gengar a morire e metto il vento in coda, così dopo siamo ancora più veloci col nostro Kyogre. Forza lunare che arriva su. Oh oh, attenzione. Qui è andato doppio. Bacca. Ok. Qui, perfetto per noi. Qui mi conviene fare vento... No, vento gelato, niente. Facciamo palla ombra su Sheninja e Baldeali su Sheninja. Non penso che Xerneas... Va bene, però intanto togliamo il Sash a cosa, Sheninja. Va bene. Ok. Poi dopo entriamo con il nostro Kyogre. Qui ci ha crittato. Ecco, questa ci fa perdere la partita. Questa cosa ci fa perdere la partita. Il crit... Raga, se non arrivava il crit, noi... Reggiavamo tutto adesso. Se non fosse arrivato il crit, noi avremmo vinto. Adesso lui farà furtivombra, mi toglie... è finita. Io proteggo Ho-Ho, ma tanto lui adesso protegge Xerneas... No, non lo protegge. Attenzione, allora forse non è ancora detta l'ultima parola. Attenzione. Qui ci arriva Coleomorso. Però ad ogni modo io penso che non possiamo farci niente, ragazzi. A meno che non lo scottiamo... Lui adesso ci farà fortivombra e ci tira giù. Ho-Ho. Se non lo scottiamo con Scald,
non possiamo vincere sta partita, sappiatelo. È proprio improponibile. No, ma poi non lo possiamo, non lo, perché intanto non attacca, quindi non lo possiamo neanche scottare. È finita. Per un crit del cacchio, per un crit del cacchio noi perdiamo una partita. Per un crit dannato. Ragazzi, non fosse arrivata quel crit, la partita era vinta. Purtroppo ci ha portato in range di furtivo ombra e non possiamo farci niente, raga. Cioè, no, cosa possiamo fare? Niente. Ci dobbiamo... Adesso perdiamo un casino di punti perché lui aveva pochi punti. E va bene. Vabbè. Succede, succede. È Pokémon. È Pokémon. Andiamo avanti. 1665. Veramente peccato. $1756, ok, qui ci si diverte adesso. Qui c'è Gengar. C'è Gengar. C'è Sceptile. C'è Sableye. C'è Groudon. C'è Lele. E c'è Xerneas. Allora, qui l'è difficilotta. Allora, io faccio Hohoto Gidemaru Gengar Kyogre. La proviamo così. Questa non è facile. Vediamo con cosa lì da lui, innanzitutto. Sableye Gengar. Ok. Non male, non male. Non male, non male. Io farei allora una cosa di questo genere. Io farei Proteggo Ho-Ho, elettrococcola su Gengar, perché mi viene voglia di paralizzarlo. Faccio così perché c'ho paura del bruciapelo su Ho-Ho. Gravity, attenzione, ok, va bene. No, 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 ragazzi, no, 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 no. Ma se io adesso mettevo il vento? Ma se io adesso No, no. Non ci voglio credere. Vediamo se entra l'elettrococcola, se ci svegliamo. Sableye se ne va. Entra Ground. Va bene. Che brutta roba. No. No. Non le voglio vedere queste cose, veramente. Perfetto, buono.
Poi, adesso, questa è già una buona cosa. Vediamo se Fofo si sveglia per mettere il vento. E proviamo a fare Super Zanna su Grout. Ma tanto lui ci farà ancora ipnosi. Però adesso lui è paralizzato. E Fofo si è svegliato e mettiamo il vento, buono. Con Ho-Ho reggiamo, ci riprendiamo con la bacca e poi se rimane paralizzato quel coso ci fa un grande favore. Ovviamente no. Va bene, ci ipnotizza. Ma noi adesso entriamo con un bellissimo, fantastico Kyogre Scarf. E lui potrebbe avere dietro Sceptile. Io devo provare a fare Baldeali su, lo faccio nella slot di Groudon e vado di Zampillo. Tanto Groudon adesso lo proteggio, se ne va. Esatto. Ti prego svegliati, malandrino, di un... Svegliati. Dai. No, va bene, dorme. Ti puoi svegliare anche al turno dopo, volendo. Quindi Gengar non c'è più. Sableye non c'è più. È rimasto Groudon Xerneas. Che oddio. Allora io qua per forza di cose devo sparare lo Zampillo. No, non è vero. Oddio, sì. Io qui devo provare a fare Magifuoco. E poi butto dentro Gengar. E provo a fare Magifuoco su Xerneas. Vediamo se ce la si fa, Groudon protegge. Buono. Ho-Ho dorme, porca miseria. Che cacchio dormi? Allora, adesso io... Per forza di cose vado doppio su Ground, per forza. La gravità torna anche normale. E io faccio Magifuoco su Groudon. Sto pensando, Magifuoco su Groudon e palla ombra. Dai, via, proviamo. Se si sveglia quel dannato, svegliati. Dai, Ho-Ho, ma ti devi svegliare, Cribio. Sei un elemento anche tu. Come fai a dormire in questi momenti qua? Tu non devi dormire, porca miseria. Allora, Baldeali su Xerneas, Idrovampata su Xerneas. Questa arriva su Kyogre, ovviamente.
Non facciamo niente a quello Xernia. Coco si sveglia adesso. Bravo Coco, ottima scelta, ottimo tempismo. Ma Xernia è troppo bulky, ragazzi. Troppo bulky. Non ce la faremo mai a vincere questa partita. Non ce la faremo mai. Mai. Ma proprio mai. Proteggo Coco e faccio idrovampata su Groudon, ma non ce la faremo mai. È impossibile. Vediamo cosa fa quel Groudon. C'ha fuoco pugno. Allora, vabbè, adesso tanto ci fa fuori. Cioè, non ce la facciamo. Qui forse avrei dovuto attaccare, sarebbe stato meglio. Io faccio baldeali su Groudon, ma lui di forza lunare non la reggiamo questa, eh. Bulchissimo questo coso, veramente bulchissimo. Peccato. Avremmo retto il Magibrillio. Peccato. Questo è un team che ci ha addormentato. Questo è un team che dà noia. È annoiante come team. Peccato. Il primo l'abbiamo perso per crit. E va bene. Invece quest'altra volta il secondo l'abbiamo perso perché col fatto di gravity più addormentare tutti, forse il primo turno io dovevo cercare di agire un po' di più anziché fermarmi. Poi ovviamente, vabbè, abbiamo avuto la fortuna che ci siamo svegliati due volte subito al primo turno, quindi c'è da stare zitti perché due volte ci siamo svegliati subito, siamo riusciti a mettere il vento. Però sicuramente in best of one finisce così, in best of three te la giochi in maniera diversa, perché sai che c'è un Gengar con appunto, sai che c'è un cavolo di Gengar con l'ipnosi, cerchi di andare a controllare in qualche maniera, come con Gengar con la provocazione, vado a fare provocazione sul suo Gengar cercando di vincere la Spittai, ovviamente usando subito magari dall'inizio. Appena si inizia ti butto dentro il Kyogre Scarf. Insomma, in best of 3 te la puoi gestire. In best of 1 devi avere il ciulo che i Pokémon ti si svegliano e che lui magari rimane paralizzato dopo che gli hai fatto elettrococcola. Ecco, quello sarebbe fantastico. Però, vabbè, va bene. È andata così oggi. Io purtroppo non ho tempo oggi di fare gli highlights perché è tardissimo. Oggi c'è stato chiuso il Global Link, perché oggi è martedì, è stato chiuso il Global Link fino adesso, che è Luna. Ho trovato subito i primi due avversari, ho provato a fare subito il video, quindi adesso vado a editarlo e cerco di pubblicarvelo oggi stesso. Ok ragazzi, è stato un piacere, come sempre rimanete fino alla fine e ricordatevi che se il video vi è piaciuto ditelo a tutti, se non vi è piaciuto state zitti, mettete i like, iscrivetevi al canale, ciao!